Non ha acqua qua? Non la rubbe niente. Ah, c'è qui che è fresca. Ah, voleva due frigorifero. Quando non tu un buco. Era abituato, capisci? Me compagno degli Stati Uniti ci sono due o tre settimane caldo come questi giorni. E là si lavora con l'elmetto. E me catta i capisci. La costruzione. Tutti, anche l'architetto quando arriva sul cantiere. Prima è chiuso il portello della macchina si mette l'elmetto sopra te. Ok, che arriva l'assistente, pronto, ok, ma date se fricchini. Così sarà un sanguisuga in meno. Tu. Allora, c'è l'ingegnere, non si dice un nome, eh? Quando gli risparte Nicota a Cattenusa, allora l'ingegnere portavano i sumeri come tutti gli altri. E allora porta cugino Ciccio Scarfoni, un sumero, cioè. Arrivarono da una certa onde c'era fresco e taccarono tutti i servetti che portavano a collezione dai bambini. Oggi aveva una ventina di servetti. Quale va gli piglio a sumero? Giusto che li leggevi. Questo sta ripreso. E allora, questo Marco Gino Ciccio resta male, cioè si mangia un sabbetto l'ingegnere. Quando si avvicinano vicino a Sumeri mangiano. Questo Gino Ciccio si disse, vorrei sparato. L'ingegnere si disse, sparato, vorrei ammazzato. Cioè, il toglia che la possibilità che sparandolo si poteva salvare. Tu vuole morto per forza. Quando feci le mie lezioni, l'ingegnere si mise come sindaco, come aggregato, cioè un barone che sta in sinistra affiancando un barone. Ora, questo aveva un progetto con l'ingegnere, e quindi era costretto e vai, e dall'ingegnere si controlla, non solo stato d'avanzamento di un lavoro, una cosa e l'altra. E allora sa come gli avversari si dissero, non mi vai dall'ingegnere, che se va ti caccia. Ma io non avevo bisogno, io vai io. Quando io vedi come la curva della caserma che andava a cercare, era il capore. L'ingegnere era avanti alla porta. Questo scornoso, quel scorno sentiva una via, l'altra no. Questo ingegnere dice, mi pare brutto i vegni che mi dissero che mi cacciate. Si disse, se non ti dassi i trasi, come ti cacci? Quanto stava a succedere? Contrabbandato. Tutto ingarellato. Se sei per pantone, come ti passa? No, sa che non dividiamo, ti chiede, dammi una sigaretta per principio. Sugna la sigaretta. Mi disse, dai, uno disse che mi moriamo ieri e perduriamo a Cizzinna. E se però disse, ne aveva trovato una comunitaria, disse, a figlia a cui ennero si misero chi per la dritta, che non è che mi voglia himna. E si disse che a chi sorda me faccio quello che voglio. Ne aveva molto batti, se tu non mi ricordo a due mesi. E poi mi riguardavi e dico, ma senti, ma tu la notte dormi con me. Dice, no, allora dai, giuro che ti puoi dire, vuoi lasciare il braccio per pantone la notte. Se non cavolo per cagli. Se sapete che avvenne un villaggio turistico, che avvenne un hotel, una vera curva si stava ruggendo sotto un burrone, si disse guarda avanti, ora se non avevo guardato avanti, non ti trovavi in tazzo in gruppo. Mi dispiace per te, ma mi dispiace più per me. Io andavo pure alla chitarra, ma compare, ma ormai non uso. Quando accattavi una suonavi mai. Mi credete? Mai.
El grande sai che cosa dice? Parlava per i siciliani, ma si riferiva al popolo meridionale tutto, senza dubbio. Disse calpestate di una decina di popoli differenti, essi credono di avere un passato imperiale e di avere diritto a funerali sontuosi. E la loro vanità è più forte della miseria. Esatto. Ecco, non pensava trovare. La miseria. Tutte si credono una coppola. Sì. Che sono dei comuni mortali per i Ballaurzo. Tutti. Ballaurzo era compreso una... mia, si capisce. Guardate, guardate, guardate che fenomeno. Io vedo un paradiso che cammina. Fermatevi, 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 vi prego. Non rompete questo incanto d'amor. A volte nello sciamme io vedo un paradiso, un dolce tuo sorriso, lo sciamme fa brillare. A volte nello sciamme il mio sogno d'amore, sta caldo anche il mio cuore, che parte.